Corri, corri, piccolo selvaggio. Corri come sempre verso il punto dove soffia più forte il vento. Non resisti. Devi guardare sempre al di là di quella collina che hai scalato mille volte, cercando con lo sguardo la strada che porta la tua fantasia verso luoghi fantastici e mirabolanti avventure, invidiando quelle nuvole che possono raggiungere i luoghi che hai dentro i tuoi sogni e prendono la forma del tuo sguardo. Sapevi già che saresti andato al di là di quella collina e avresti seguito quelle nuvole e il vento ti avrebbe spinto dentro quei sogni da bambino e che ora custodisci gelosamente come il tesoro più grande. km, 9 nazioni e 7 fusi orari da attraversare, 2 compagni di viaggio e una famiglia a casa ad aspettare, giorni, mesi, anni di preparazione e fibrillazione per Danilo Carnevali, 44enne maestro di karate. Un viaggio unico, a dir poco straordinario, tentando di battere un record. Con una media di 500 km al giorno in quad, attraverso Italia, Slovenia, Ungheria, Ucraina, Russia occidentale e Russia orientale, Siberia, per arrivare finalmente nella capitale della Mongolia, Ulaanbaatar. Un mese di tempo per compiere questa impresa verso la terra del mitico Genghis Khan, che sarà testimoniato dai suoi accompagnatori passo dopo passo, attraverso deserto e ostacoli. Il mezzo è un quad Kawasaki 650 Brute Force, seguito da un fuoristrada con carrello allestito per eventuali ricambi ed emergenze. Sono le 7 del mattino del quarto giorno. Siamo a 400 km da Kiev. Mi sento molto bene. La schiena non mi fa male assolutamente. Abbiamo dormito in tenda stanotte. Krasnaya Poliana. Veramente io volevo entrarci con il quad, ma non me l'ha permesso. Stiamo attraversando l'Altai, dalla parte siberiana. Sono veramente contento, è stata dura oltre ogni immaginazione. Abbiamo percorso già più di 7.000 km. Il quad è andato benissimo, i miei compagni sono forti e hanno tenuto veramente il gioco nel senso la fatica estrema, perché veramente di fatica estrema. Adesso vediamo cosa ci aspetta al di là del confine. Allora, siamo vicino alla frontiera con la Mongolia e siamo a casa di gente del posto che ci ha affittato la stanza per una notte. Siamo veramente in un mondo completamente diverso. Vediamo. Però è veramente bello. Ulaanbaatar! Ulaanbaatar! Più i chilometri alla meta diminuivano, tanto maggiore era il calore delle persone che si incontrava, molto diverse dai russi freddi. La popolazione mongola aiuta i nostri a trovare alloggi e riparo e dove non ne esistono li accolgono nelle loro case. Poco dopo il confine incontriamo un mongolo che ci accompagna a casa sua e ci offre una cena. Siamo a casa di mongoli. Abbiamo visto paesi che non avrei mai pensato di vedere. Attraversare 4.000 km di Siberia, 2.000 km di Mongolia, dormire sul deserto del Gobi, parlare e andare a cena assieme ai mongoli. È stata una cosa veramente
impensabile. Siamo ad Olki, a 100 km dentro il confine della Mongolia. Anche il paesaggio cambia, passando dalle ampie pianure con rettilinee interminabili alle alte montagne e dalle ampie gole attraversate da strade asfaltate con molte pezze e buche, dossi, curve, discese e ripide salite. In Mongolia l'ambiente è completamente incontaminato e i paesaggi sono veramente fantastici. I terreni mongoli sono sconfinati. Le strade asfaltate praticamente non esistono e non sono segnalate sulle cartine. E se per sfortuna piove, i sentieri sterrati diventano immense pozze d'acqua. Si sapeva che la Mongolia fosse un territorio selvaggio, ma dopo esserci stati, ci si rende conto che quanto raccontato in documentari o libri è solo riduttivo. La Mongolia è padrona di un ambiente completamente incontaminato e i paesaggi sono veramente fantastici. Molta gente mi chiede perché ho deciso di affrontare questo viaggio. Anche io mi sono chiesta molte volte che cosa volevo dimostrare. Forse che una persona normale, una donna, può arrivare quasi ovunque, dal Polo Sud alla giungla, al deserto del Gobi. E mi interessa sapere come vive quella gente. Ok, basta. Andiamo, dai. Bye bye. L'abbiamo fatta, io. L'arrivo in città è inizialmente deludente. Vediamo solo casupole e capanne a perdita d'occhio, quasi alla rinfusa. Il nostro cuore gioisce quando finalmente vediamo l'arco con la scritta in cirillico che ci accoglieva al vero ingresso della città. La gioia è finalmente grande, ci si abbandona all'euforia. Danilo salta in piedi al quad mentre Ida scatta le foto. Si blocca il traffico, tanto da far giungere un vigile con manganello alzato che, dopo aver capito che arrivavamo dall'Italia, anziché farci spostare, ci fotografa con il cellulare e a sua volta si lascia fotografare con noi. Finalmente a destinazione. Danilo Carnevali, insieme ad Agostino e Ida, raggiungono Ulaanbaatar, la capitale della Mongolia, lunedì 28 luglio alle 21:30, quando in Italia sono le 15:30. Percorrendo 9.500 km a bordo del suo quad dal 10 luglio, non senza difficoltà. Attraverso la Slovenia, l'Ucraina, a Mosca fermandosi due giorni per difficoltà tecniche. In Siberia è stato morso da un animale e per il gonfiore ad una gamba è rimasto fermo altri due giorni. Danilo ha perso quasi 12 kg, ma grazie all'aiuto costante di Ida e Agostino è arrivato a destinazione. Dopo l'arrivo nella capitale si raggiunge il meritato riposo e si prepara quello che sarà il viaggio di ritorno. È domenica 10 agosto 2008, ore 19. Stiamo per arrivare a Fermignano. L'abbiamo fatta veramente al massimo. Danilo era partito con l'obiettivo di battere un record, poiché un viaggio così lungo interamente con il quad non era mai stato realizzato. Tanta è stata la fatica, i disagi e le disavventure, ma ne è valsa la pena. Vale sempre la pena di inseguire i propri sogni e tentare di andare oltre la prossima collina.